A Lampedusa nelle ultime ore sono arrivate poche decine di migranti. Il vento forte e il mare agitato frenano sia gli sbarchi che i trasferimenti via mare. Ma circa 200 ospiti dell'hotspot vengono trasferiti con voli charter a Bari per poi essere distribuiti in alcune regioni del sud. E a pochi passi dall'aeroporto sorgerà a breve il commissariato di polizia di Lampedusa, fortemente voluto dal ministro Piantedosi. Sarà un presidio di legalità, sottolineano le autorità competenti, e sarà operativo nelle prossime settimane con una dotazione di 45 unità. Il procuratore Vella ha anticipato la nascita del commissariato in una conferenza stampa in cui ha parlato di questa inchiesta svolta dalla procura di Agrigento sul reato di pirateria marittima. Certo, lei sta parlando di una tragedia sulla tragedia sostanzialmente, una cosa davvero deprecabile. Sostanzialmente questa povera gente viene e affronta un viaggio e durante questo viaggio deve subire questi reati così abominevoli che mettono in pericolo la loro stessa vita. Se lei pensa che gli toccano un motore di fuori bordo di 20 o 40 cavalli che gli può dare la vita per arrivare alle nostre coste, è una cosa veramente brutta. Però questa inchiesta ha messo un punto fermo e quindi è una bellissima cosa. Il commissariato di pubblica sicurezza anche in questo, come ha detto lei, sicuramente potrà dare un giusto apporto per poter reprimere ma anche prevenire questi tipologie di reati.